Allora, ciao ragazzi, oggi alleniamo le braccia. Io raramente alleno le braccia perché uno sono il mio gruppo forte e due mi si infiamma con molta facilità il tendine distale del bicipite. E quindi, visto che comunque devo anche fare schiena, devo anche fare petto, devo anche fare spalle, preferisco fare questi muscoli più importanti e comunque più indietro rispetto alle braccia, le faccio raramente. Tipo, le braccia le posso fare una volta al mese, una volta ogni 3 settimane, cose di questo tipo, quindi davvero raramente. E tuttavia le braccia le potete inserire, cioè un sacco di gente le inserisce, anche il croato Crizzo le fa lo stesso, anche se ha 2 cannoni al posto delle braccia. Però nel bodybuilding vale la cosa che i gruppi forti li devi far diventare estremi, estremamente ignoranti, arroganti, in modo tale che chi ti vede dice: cazzo, che braccio che ha quello, pazzesco, spropositato. È giusto così. Hai le righe sul culo, lavora per avere più righe sul culo. Hai il picco bicipitale pazzesco, lavora per mantenere quel picco bicipitale. Hai il quadricipite strabombato, continua a spingere, ok? In modo tale che sia una tua caratteristica che ti faccia essere un fuori classe in quel distretto muscolare, che ti faccia anche prendere delle posizioni sul palco. Per quanto riguarda le possibilità di allenare le braccia, si possono mettere con spalle, schiena o petto, ad esempio petto bicipiti o schiena tricipiti o spalle tricipiti o spalle bicipiti, vedete voi come farle, oppure le potete mettere da sole, quindi potete fare un allenamento dove fate sia bicipiti che tricipiti. Solitamente chi si allena 6 volte a settimana, ogni tanto, chi si allena 6 volte a settimana fa questa split: petto, schiena, gambe anteriori, spalle, braccia e gambe posteriori, in modo tale da lavorare tutto. C'è la possibilità che se si hanno braccia carenti, si fanno sia le braccia col petto, le spalle o la schiena e poi si fanno da sole, o c'è la possibilità che si facciano solamente da sole. Tuttavia esiste la possibilità di fare braccia sia con schiena o spalle o petto, quindi in questo caso bicipiti con petto o bicipiti con spalle o tricipiti con schiena o tricipiti con spalle, più anche le braccia da sole. Se ce l'avete carenti, vi consiglio di far così. In tutte quante le altre circostanze, se allenate 6 volte, potete mettere le braccia da sole, quindi bicipiti, tricipiti da soli, ma potete anche metterle da sole se allenate, cioè oddio, se invece allenate 5 volte, la split migliore in questo caso è metterle con la schiena, spalle o petto. Oppure, se volete dare più enfasi a schiena, petto in questo caso, si può fare schiena, spalle posteriori, petto, spalle anteriori, e poi fare braccia da sole magari con un richiamo spalle, in questo caso se le spalle sono carenti. Potete decidere voi come fare. Nel mio caso le faccio comunque poco, troppo poco forse secondo me, quindi adesso inizierò a farle un po' di più. Faccio questo video perché non le faccio spesso e quindi tanto vale farlo, così vi faccio vedere che alleno le braccia. Bene, allora io parto con i bicipiti e poi farò i tricipiti. Parto col cavo, che diventa riscaldamento più set normale. Perché col cavo? Perché il cavo riesce a darmi una buona tensione sia in concentrica che in eccentrica, rispetto a altri esercizi dove non hai chissà quanta tensione in concentrica, per quanto riguarda la panca scotta ad esempio, oppure anche manubri alternati, fai più difficoltà a reclutare. Qui è molto facile reclutare perché hai il cavo che ti spinge, che ti aiuta. Posso mettere poco peso, quindi, e mantenere una buona tensione in questo caso. Dovete considerare che più principianti siete, più è difficile percepire le braccia, ma qualunque muscolo se utilizzate poco peso, ok? Più il carico meccanico, più è facile percepirlo, solo che poi lo dovete controllare. Partiamo classici. Okay. Riscaldamento più set vero, infatti come vedete ho fatto più di 20 ripetizioni, visto che comunque mi piace questo tipo di esercizio, mi piace soprattutto fare lo stripping, quindi drop set, e comunque mi piace fare un'alta densità. Faremo qui il 7-7-7, dove abbiamo 7 ripetizioni fatte
da allungamento a metà, 7 fatte da metà a su e 7 complete. Possiamo tenere un po' di più di quello che ho messo qui e ci divertiamo. Ok, primo set reale, cioè secondo della verità, 7-7-7, tecnica 21, ah, da giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 1, ah, sì. Yes! E si continua però! Se ne avete ancora conviene continuare. Tanto il bicipite è un muscolo piccolo, non è che dovete aver paura dell'overtraining, eccetera. Poi qua stiamo parlando di basso peso, quindi date ciò che potete dare. Pompate il sangue, date la stimolazione meccanica che dovete dare, focalizzatevi sul bicipite, quindi non avete paura di fare 2, 3, 4, 5 rep in più, date il più possibile, specialmente se lo allenate con bassa frequenza, come me. Io lo distruggo per bene, li distruggo per bene e poi basta. Bassa frequenza, se ci alleniamo sempre, può andare bene. Specialmente se non ce l'hai carente, ripeto, perché quando faccio schiena alleno il bicipite, quando faccio petto, specialmente quando faccio le croci dal basso, il bicipite lo alleno, vabbè sì, il corpo brachiale prevalentemente, però anche il bicipite, perché il bicipite flette, quindi alleno tutti quanti questi muscoli qua. Questo è piacevolissimo. Aumentiamo di un po' e poi faccio vedere il braccio. Ok, 2 di 3, 7, 7, 7. Questo è pazzesco ragazzi, porca troia, mi piace impazzire. Il pump che avete nelle braccia è fotonico, è formidabile, raramente sia lo stesso pump. E sinceramente preferisco lavorare le braccia a alte ripetizioni e basso peso, perché ripeto, con alto peso fai schiena, fai petto, fai spalle, e questa articolazione è sempre che lavora comunque. Quindi tanto vale allenare muscoli di questo tipo, che sono alla fine muscoli appendicolari, no? Che servono per modulare il grip, quindi prendere le cose, arrivare un po' più distanti, insomma la nostra capacità di essere insomma la nostra capacità di essere dinamici nel mondo mentre ci muoviamo. Utilizzare troppo peso, insomma, vi fate più male che resto, quindi non ha tantissimo senso, a dire la verità. È diverso per le spalle, che è già un muscolo più importante, che quando lo lavori anche il tricipite, e quindi già ha già più senso, perché spalle e tricipite sono fortissimi entrambi, ha già più senso mettere un po' più peso, magari non nelle alzate laterali, a parte quando dovete fare le parziali. Quindi bicipite è un muscolo comunque importantissimo, specialmente nella supinazione,
eviterei di caricare troppo peso. Poi, se volete fare gli ago lifter, che dovete fare 40 kg di manubrio alternato, dove c'è più schiena che resto, ci sta ogni tanto, ma perde anche il senso. Poi una cosa molto importante è che l'avambraccio, cioè a me mi si retrae tantissimo, i flessori davvero si retraggono tantissimo nel mio caso, il pronatore, il supinatore, quindi detesto sollevare troppo peso e ultimamente ho più soddisfazione con i pesi bassi e altre ripetizioni. Un po' più di fibra rossa, un po' più di vascolarizzazione, un po' più di pump lan, male non fa, e poi fare con altre ripetizioni ha un effetto antinfiammatorio perché hai meno vasocostrizione e riesci a arrivare più sangue. Facciamo l'ultima. Ok. Speriamo che duri per tutto quanto il video. È attivo, no? Sì. Ok. Uno. Ho sbagliato. Qua abbiamo dato. L'allenamento cambia tantissimo e anche la forza cambia tantissimo nelle braccia quando le fate da sole rispetto a quando le fate con la schiena o con il petto. Io facevo bicipiti assieme ai pettorali. Cambia tantissimo perché ce le avete fresche, giustamente. Viceversa quando le fate col petto avete molta meno forza. Adesso così l'allenamento ovviamente può cambiare, in senso che io non partivo con il cavo, ma partivo direttamente con la panca Scott perché ero già caldo. O partivo con questo, dipendeva. O con questo o panca Scott, ma ripeto, ero già caldo. E si va. Ho l'orologio. Due. Sì, considerate che ogni volta che fate un esercizio ci sono tutte le componenti, metaboliche, meccaniche, ci sono sempre. Anche quando faccio le due ripetizioni ho un po' di stimolo metabolico, figuriamoci. Quindi, però è bassissima la percentuale rispetto a quello fosfageno quando facciamo due ripetizioni. Qui abbiamo un po' di tutto, a dire la verità, perché c'è il metabolico, perché il peso non è altissimo. Abbiamo il meccanico perché abbiamo un 4 secondi negativo e poi teniamo la tensione. E abbiamo la produzione comunque di acido lattico, quindi anche lì è metabolico. Allora, facciamo un minuto e mezzo di recupero. Io, come avete visto, ho questo braccio un po' più debole di questo qua. La presa si incazza più facilmente, quindi sopporto e tollero. E via. Tre. Quattro. Uno, due, uno. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 1. Braccio di me. Ultima. Ah. Ah.
Vedete il pump? Non c'è chissà quanta qualità in questo momento, sia perché mangio a culo sia perché ho il pump, però comunque non è neanche male. Stand by. Bene, facciamo quest'ultimo esercizio brachiale. Facciamo 3 set anche di questo. Tra l'altro ieri ho fatto anche schiena, quindi senza utilizzare le fasce, quindi sono sicuramente deboli gli avambracci. Ragazzi, vedrete che col tempo quello che vi limiterà tantissimo sarà proprio la presa agli avambracci, perché allenamenti su allenamenti, allenamenti tutti quanti i giorni, questi qua si retraggono. Poi si potete utilizzare il magnesio, bla bla bla, quello che volete, però è per questo che noi utilizziamo le fasce, perché l'anello debole è questo: più aumenta la tua forza, più aumentano i pesi che sollevi, e comunque la forza della grip, quella è, in senso, se tu vuoi stimolare un muscolo al massimo e focalizzarti su quel muscolo, dopo un po' devi focalizzarti sulla grip e perdi la tensione dietro dove ti interessa. Questo vale tanto per la schiena, tantissimo. Luce? Come on, dai! Niente. Allora ragazzi, l'allenamento di oggi è giunto al termine. Un veloce check, sempre ittare 2-3 pose. Per tutti quelli che dicono sei più sgonfio, gli rispondo grazie al cazzo. È da 3 mesi che sono senza prodotti, ma questo lo discuteremo nel prossimo video. Bene, bicipiti finiti, ora faccio tricipiti, ma non ho più batteria. Quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.